padre bibliotecario. Ora forse ci permetterete di esaminare il lavoro di quei due sfortunati che Dio ha chiamato accanto a sé in maniera tanto tragica. La vostra richiesta è molto insolita. Come le circostanze della loro morte. Frate Adelmo, sedeva qui. Grazie. Oculi di vitro con capsula. Per iniziare le sue indagini all'interno dell'abbazia, Guglielmo da Baskerville utilizza un paio di occhiali, provocando scompiglio fra i monaci attorno a lui e dandoci un'immagine del Medioevo come diffidente nei confronti delle invenzioni, che però è un'immagine in qualche modo riduttiva della capacità che ha avuto il Medioevo di assumere strumenti tecnologici creati altrove, come in Cina o in Arabia, o di produrne di nuovi. E questa duplicità, questo doppio carattere di diffidenza e di innovazione è tipico anche degli ambienti della Chiesa, dove appunto si svolge il romanzo di Umberto Eco. E d'altronde anche Guglielmo da Baskerville era un frate, quindi un uomo di Chiesa. Perché conventi e monasteri sono grandi centri di innovazione tecnologica e proprio in un monastero, in un convento, vengono inventati nel XIII secolo gli occhiali. Ora, gli occhiali credo che siano stati una delle scoperte, invenzioni più apprezzate nel Medioevo e siamo così fortunati di sapere la data, perché un grande predicatore, Giordano da Pisa, nel 1304, in una predica, e qui leggo proprio tre righe, disse: non è ancora vent'anni, quindi sappiamo che quindi siamo verso il 1280, che si trovò l'arte di fare gli occhiali, che fanno vedere bene, che è una delle migliori arti e delle più necessarie che il mondo abbia, ed è così poco che si trovò, arte novella che mai non fu. E disse il lettore: io vidi colui che prima la trovò e fece e favillagli. Quindi sappiamo che è verso il 1280, è un domenicano, e questo è molto importante perché i domenicani sono proprio l'ordine colto, per cui poter continuare a leggere e a trascrivere i manoscritti era qualcosa per loro di estremamente importante, quindi si vede questo. Poi c'è questa notazione, disse il lettore, qui è quello che ha trascritto la predica, dice che ho parlato con questo inventore e l'ho conosciuto e ci ho parlato. Ecco, noi non sappiamo esattamente chi sia stato questo inventore, probabilmente è possibile che sia stata una invenzione casuale, magari nelle vetrerie di Venezia, di Murano, in cui un vetro risultò essere già una lente. Sta di fatto però che proprio a Pisa c'è un domenicano, il quale, Alessandro Della Spina, capisce come si devono fare gli occhiali e è estremamente generoso, per cui spiega almeno ad alcuni confratelli come si possa fare. E quindi ecco, quello che va sottolineato è che non è un'invenzione banale, perché i romani usavano delle lenti di ingrandimento, ma con le lenti naturalmente si ingrandivano le cose. Invece l'occhiale è una lente biconvessa che riporta le cose alla loro dimensione. Ecco, gli occhiali nel Medioevo per lunghissimo tempo servivano soprattutto ai presbiti ed erano fatti in una maniera certamente alquanto scomoda, perché non c'erano le stanghette e stringevano quindi il naso. E per esempio qui ancora leggo tre righe, c'è il Petrarca che si secca molto di questi occhiali e non si capisce che se si secchi perché deturbano il viso, lui pensava di essere piuttosto bello, oppure perché pensa che questo è un segnale dell'età che avanza, oppure proprio perché gli davano molto fastidio. E allora lui dice: non mi vanto d'aver avuto una grande bellezza, ma in gioventù potevo piacere di colore vivo tra il bianco e bruno, occhi vivaci e per lungo tempo di una grandissima acutezza, che contro ogni aspettativa mi tradì. Passati 60,
in modo da costringermi a ricorrere con riluttanza all'aiuto delle lenti. Per 3 secoli gli occhiali rimasero uno strumento d'uso quotidiano, finché alla fine del XVI secolo uno sconosciuto artigiano olandese non si accorse che allineando una lente concava ed una convessa gli oggetti lontani venivano ingigantiti, una scoperta che avrà degli effetti straordinari. Il telescopio di Galileo si basa appunto sul cannocchialetto, sull'occhialetto olandese, e abbina anche questo 2 lenti, appunto, una lente convessa come obiettivo e una lente concava come oculare. Qui lo vediamo abbastanza bene, diciamo da questo lato l'obiettivo, abbiamo una lente convessa molto debole però, quindi con una lunghezza focale molto lunga per il lens breve e tra l'altro fortemente diaframmata per evitare tutti quelli che erano all'epoca problemi di costruzione delle lenti, quindi le lenti erano buone nella parte centrale ma tendenzialmente nella parte periferica erano poco buone, quindi Galileo diaframma il telescopio. Mentre dall'altro lato abbiamo l'oculare che è una lente convessa, quindi una lente da miope praticamente. Molto potente però. Il problema di Galileo era avere, naturalmente, trovare sul mercato lenti di qualità, e sappiamo che inizialmente lui cerca lenti sul mercato, comincia a tra l'altro a sollecitare gli ottici dell'epoca, gli occhialai, a fare lenti un po' migliori, poi insoddisfatto se le fa. Il telescopio, appunto, come è stato correttamente notato, è il primo strumento che amplia le facoltà umane permettendo di potenziare un senso. Ma una cosa che fa Galileo e che era assolutamente impensabile naturalmente all'epoca è quella più che altro di puntare questo oggetto non tanto a oggetti terrestri come inizialmente veniva fatto, basta pensare appunto agli olandesi che pensavano di sfruttarlo come risorsa militare, per esempio per guardare gli eserciti di nemici, pensa lui di guardare il cielo, che era una cosa assolutamente da non considerare, perché il cielo era già stato abbondantemente catalogato e descritto in precedenza. Dal Magistro di Tolomeo dava tutte le posizioni delle stelle note, dava un modo di prevedere le posizioni dei pianeti. Galileo invece punta il cielo e lì appunto apre un mondo completamente nuovo alla vista umana potenziata. Dunque, l'astronomia tradizionale era un'astronomia di posizione, anche oggi se uno parla in realtà di astronomia intende astronomia di posizione. Per la natura dei corpi celesti invece che quella rivelata dal telescopio si parla oggi di astrofisica, diciamo un'altra cosa, diciamo una cosa un po' diversa, planetologia, se vogliamo proprio essere ancora più raffinati. Diciamo, ma in Galileo ancora le due cose non sono minimamente separate, quindi il telescopio è qualcosa che porta un tipo di oggetti nuovi all'interno dell'osservazione astronomica. L'operazione fondamentale di Galileo è di estendere la qualità terrestre ai cieli, oltre a guardare più lontano e vedere più cose. Ma allora, se il telescopio è uno strumento così dirompente, perché il suo utilizzo non è stato immediatamente accettato e perché le osservazioni galileiane sono state così avversate? Il motivo è semplice. Ed è che negli scritti galileiani non è presente una giustificazione radicale e completa del modo in cui si relazionano l'occhio e la lente. L'opera galileiana solleva quindi problemi epistemologici enormi che la tradizione successiva dovrà affrontare e risolvere. Con quali strumenti? Quelli forniti dalla scienza dell'ottica. Vedi com'è storpiato Maometto? Dinanzi a me se ne va piangendo lì, fesso nel volto, dal mento al ciuffetto. E tutti gli altri che tu vedi qui, seminator di scandalo e di scisma, fuor vivi, e però son fessi così. Nonostante la chiara presa di posizione di Dante in merito alle dispute religiose, non sono state poche le fonti arabe necessarie alla creazione della commedia. Allo stesso modo, nello sviluppo e nella definizione dell'ottica occidentale, di fondamentale rilievo è stata la letteratura scientifica di provenienza araba e islamica sul tema,
Infatti, nonostante l'ottica sia nata e si sia sviluppata già a partire da Aristotele ed Euclide, è innegabile il ruolo centrale che gli arabi hanno avuto nel suo sviluppo, così come nella trasmissione di conoscenze sconosciute all'Occidente medievale prima e rinascimentale poi. Per il pensiero islamico, la definizione di filosofia rischia di risultare inadeguata. Infatti, non può definirsi esclusivamente filosofia in arabo falsafa, poiché questa rappresenta solo un momento del pensiero, corrispondente allo studio e all'interpretazione dei testi greci. Invece, è nell'ikma, letteralmente saggezza, e nell'irfan, gnosi, che vengono affrontate le questioni più strettamente riconducibili all'ambito mistico e metafisico. Tale orientamento, tuttavia, non pregiudica l'adozione di una prospettiva che oggi non esiteremmo a ritenere scientifica, come testimonia il caso di Al-Ghazali, la cui Nicchia delle Luci offre un significativo saggio. L'incontro tra sensibilità razionalista del Corano ed eredità della filosofia greca costituì, ad esempio, uno dei principali fattori di progresso nella scienza ottica. In costante dialogo con la tradizione euclidea, Al-Kindi giungerà a superare la prospettiva che collocava all'interno dell'occhio l'origine stessa del raggio visivo, a favore di una concezione per cui questa invece si troverebbe nella parte esteriore dell'organo. Situandosi in continuità con Aristotele, la tradizione atomista, l'ottica arabo-islamica conoscerà un momento di grande fioritura con Al-Hasan, che, anche attraverso indagini fisiologiche e anatomiche, propose di fatto un superamento di entrambe. Muovendo dall'eredità di Galeno e da quella dell'oculista Hunayn ibn Ishaq, Al-Hasan comprese come all'occhio competesse la registrazione di quella che potremmo definire una prima impressione, alla quale era necessario che seguisse la trasmissione all'organo deputato alla sua compiuta codificazione, il cervello. Si trattò di un'intuizione straordinaria che aprì alla moderna concezione dell'immagine e della percezione, ponendo le basi per l'intera disputa sull'occhio che ritroviamo in Occidente dal XIV secolo in avanti. È a partire da questo terreno che emergono le categorie analitiche fondamentali, che saranno poi parte integrante dell'alfabeto concettuale di quegli autori come Hobbes, Newton e Descartes, che dovranno trovare una piena legittimazione alle osservazioni galileiane. L'ottica è fondamentale perché il telescopio funziona attraverso una lente. La lente lascia passare i raggi luminosi e con un fenomeno che si chiama rifrazione. Per cui i raggi vengono deviati e allora l'ottica serve a spiegare come avviene questa modifica del percorso del raggio luminoso e serve a spiegare appunto la tipologia delle immagini che noi vediamo. Le lenti erano in uso a metà del Cinquecento per migliorare la produzione delle immagini in camera oscura, ad esempio. Si era già capito, facendo esperimenti, che la lente poteva far vedere meglio l'immagine proiettata all'interno di una camera oscura perché definiva meglio i contorni dell'immagine stessa. Si era capito che diaframmando le lenti, cioè lasciando passare i raggi luminosi soltanto nella parte centrale della lente, l'immagine era ancora più nitida. Questo lo descrive Daniele Barbaro, ad esempio uno dei maggiori teorici della prospettiva rinascimentale, a metà del Cinquecento, 1568, quando pubblica il Trattato sulla prospettiva, e questo è esattamente ciò che fa Galileo quando usa il suo telescopio per osservare il cielo, diaframma la lente obiettiva per poter vedere meglio quelli che erano i segnali luminosi che provenivano dal cielo. Il problema era sostanzialmente capire che cosa rappresentava un segno luminoso visto nel cielo. Questo era un po' il dilemma che non tutti riuscivano a capire, non tutti riuscivano a vedere la stessa cosa perché bisognava interpretare i segni luminosi. E allora, conoscendo l'ottica, uno era in grado di capire, un astronomo era in grado di capire se una forma, un segno luminoso corrispondeva a qualcosa di materiale o meno. L'esempio che vorrei portare è quello delle montagne della Luna. Sostanzialmente la Luna la si vedeva in maniera con un profilo molto irregolare e allora quel profilo irregolare stava a rappresentare qualche cosa.
la prospettiva in questo caso entra in gioco, cioè attraverso l'esperienza della prospettiva Galileo è in grado di spiegare che quella forma irregolare corrisponde al profilo delle montagne della Luna illuminate in un certo modo dalla luce del Sole. L'esperienza pittorica rinascimentale aveva ovviamente preparato gli osservatori a capire come appaiono le forme quando sono illuminate in un certo modo. Per cui questo è il momento in cui l'ottica e la prospettiva si fondono in uno stesso oggetto che è il cannocchiale. L'ottica moderna trova una sola via per risolvere definitivamente il problema aperto e sollevato dal telescopio galileiano. Se infatti i difensori della scienza tradizionale vedevano nel cannocchiale l'incontro tra due enti, uno naturale, l'occhio, e uno artificiale, la lente, che non poteva condurre a nient'altro che a qualcosa di fittizio, un inganno, la risposta dei moderni è stata invece quella di trasformare l'occhio in una lente. Vengono così completamente abbattute le antiche barriere all'interno dei generi dell'essere. Nella concezione moderna, la tecnologia non è che una manifestazione estremamente semplificata e rimpicciolita della natura. Questa, dal canto suo, non è altro se non una macchina estremamente complessa. Nasce così la visione meccanicista del mondo, la cui articolata e intricata storia condurrà l'essere umano a esplorare l'universo ben al di là dei confini del visibile e di ciò che un paio di lenti aveva mostrato a Galileo in quelle fredde notti d'inverno del 1610. L'azione del rivolgersi al cielo stellato ha un ruolo particolarmente rilevante nella nostra storia culturale e rappresenta spesso il crocevia tra la riflessione filosofica, l'osservazione scientifica e la contemplazione estetica. Con la vista delle stelle si chiude per esempio l'inferno di Dante. La visione dell'universo rappresenta un momento di disvelamento del mondo naturale. In realtà, la capacità sperimentale ormai raggiunta sta producendo una deviazione rispetto alla storica predominanza della vista. Per quanto rimanga affascinante osservare il cielo ad occhio nudo, e per quanto i telescopi amatoriali continuino a sfruttare l'occhio come splendido meccanismo che traduce la radiazione luminosa in immagine, l'occhio umano non è più il principe delle osservazioni del cielo. L'astronomia è infatti, a tutti gli effetti, una scienza quantitativa, che guarda al cielo con strumenti sofisticati. Siamo entrati in una fase osservativa che chiamiamo astronomia multimessaggera. Non è più solo la luce a poter essere osservata. Oggi guardiamo al cielo lungo tutto lo spettro elettromagnetico, osservando i veloci flussi di evanescenti particelle che percorrono indisturbati gli immensi spazi cosmici fino a giungere a noi. Da pochissimi anni siamo anche in grado di misurare le perturbazioni spazio-temporali prodotte da masse grandi e concentrate che si muovono e si scontrano, le onde gravitazionali. La luce è un'onda elettromagnetica e una quantità definita di fotoni che il nostro occhio è in grado di distinguere grazie all'evoluzione. Vediamo tuttavia solo una piccolissima porzione di tutte le onde elettromagnetiche esistenti. A variare è solo la lunghezza d'onda della radiazione o l'energia dei fotoni, allo stesso modo in cui sono diverse le note di un contrabbasso, il fischietto ad ultrasuoni per cani, le corde di un violino. In questo contesto in costante evoluzione, che ruolo hanno i telescopi oggi? Oggi parliamo di astronomia multimessaggero, ovvero di un'astronomia che fa uso di diverse realtà fisiche per descrivere, per studiare il cosmo. Parliamo ad esempio delle onde gravitazionali, le perturbazioni dello spazio-tempo che si generano in contesti di incredibili masse molto concentrate che per esempio ruotano l'una intorno all'altra. Parliamo ad esempio dei neutrini come quelli che si generano all'interno del Sole e che sono particelle di massa molto molto piccola che si muovono però indenni nel cosmo, per esempio studiamo molto bene quelle che provengono dal nostro Sole. Parliamo però ancora oggi di astronomia fatta attraverso la radiazione elettromagnetica, ovvero di astronomia che fa uso dei telescopi. Questi sono uno strumento fondamentale e infatti ogni giorno ancora studiati, sviluppati, implementati, perché attraverso la radiazione elettromagnetica, in particolare ad esempio attraverso lo studio degli spettri, quindi la suddivisione della radiazione elettromagnetica nelle sue componenti, possiamo studiare per esempio la composizione chimica di un'atmosfera stellare oppure andare a scoprire molecole protobiologiche
biologiche all'interno delle nubi interstellari. Quindi una fonte inesauribile e molto importante di informazioni. Quando l'astronoma e informatica Wanda Díaz-Merced è diventata cieca, la sfida non era soltanto tecnica, ha anche prodotto una vera e propria interferenza nel rapporto storicamente più consolidato, anche a livello culturale, tra la scienza e i fenomeni celesti, quello visivo, già messo in discussione dai telescopi di ultima generazione. Díaz-Merced ha esplorato modalità che le permettessero di sperimentare ancora, nelle sue parole, la vasta meraviglia, l'eccitazione e la gioia prodotte dal rilevamento di eventi celesti titanici. Partendo dal presupposto che ogni curva luminosa sia comunque la traduzione visiva di una tabella di numeri, traduce gli stessi dati in suoni, un processo chiamato sonificazione. L'idea di Díaz-Merced, tuttavia, non è del tutto inedita, nemmeno sul piano storico. Si inserisce nel solco di un topos del discorso metafisico, la musica delle sfere, che lei stessa richiama. Questo concetto assimila infatti i movimenti celesti ad una sinfonia, basata sulle proporzioni numeriche su cui è imperniato l'universo. Attraverso la trasposizione dei dati sul piano sonoro, il progetto di Díaz-Merced potrebbe quindi incarnare il continuum tra matematica, astronomia e musica, suggerito per esempio da Pitagora, Tolomeo o Keplero. We do need to enrich our current ways of data analysis. That is a need we have. It has taken many years, I've been more than 20 years working on this subject, right? This is the first time it has been brought to an institution for mainstreaming. It didn't have to be me. It may be anyone else, but it hasn't happened for mainstreaming anywhere in the world. So by just having, it begins with one, by just having one, I know that it will continue spreading further. Imagine the applications something like this will have for vigilance tasks, right? For example, improving machine learning algorithms. One of the things machine learning algorithms doesn't do is to emulate the ways people decide, right? How do I assess for risk? Calculation of trajectories for a spacecraft, how I assess for error. In that token, you need to bring intuition, human and scientific intuition on board. So my expectation is that slowly, little by little, by this foundation that the Gravitational Observatory, thank you Italy, is building, we will be able to not only to generate more scientific results, but to bring more people on board, just as they are, to participate freely of the mainstreaming activities, all the activities that are not out of the field. It so happens that when you detect the signal, the frequencies you detect it are in the acoustic span. They are from 10 hertz to 10 kilohertz. So, as I say very often, I like the phrase, I'm coming from a French school, I'm a French citizen, and things like that. Pascal said, the silence of these eternal spaces frightens me. And I tell him, don't be afraid, Pascal. We've heard it. We've heard the sound of the universe. It is there.